questa presentazione la leggendaria storia di Shaolin, perché si intersecano leggende e storie reali. Questa è una fotografia che ha fatto la maestra proprio dalla montagna che sovrasta Shaolin, e questo è il tempio. È un luogo che si trova in Cina, per chi non lo sapesse, un tempio molto antico, 1500 anni, però vediamo la sua storia e la sua preistoria. A parte qui che abbiamo messo una presentazione di noi, a noi interessava fare notare più che altro i nostri maestri. Questo è il maestro Xian Da, che è anche lui un abate della tradizione Chan, abate di un tempio Guanyins, che si trova nella provincia di Henan, proprio vicino a Shaolin, ed è discepolo diretto dell'abate Xion Sing, attuale abate. Questo invece è il monaco Shaolin Xian Hui, che è qua in Italia, ed è il nostro responsabile tecnico, confratello del nostro maestro, e anche lui discepolo dell'abate. Questo è Xian Hui, Xian Ding, con l'abate Xion Sing a Shaolin quest'anno, ad agosto, quando sono stati per 16 giorni all'interno del tempio. Per la prima volta il tempio si è aperto anche agli occidentali, ha dato l'opportunità anche alle donne di vivere proprio all'interno della struttura del tempio, di mangiare, pregare, allenarsi con i monaci. Quindi hanno fatto un'esperienza epocale, i monaci hanno condiviso ogni momento della loro giornata, e mi diceva la maestra che quando la mattina aprivano al pubblico che arrivava e che aspettava da tempo che si aprissero le porte, loro uscivano invece che entrare, uscivano dal tempio per vedere la gente che arrivava, e la gente pensava che erano dei VIP importantissimi che vivevano nel tempio con i monaci. Questo è Milano incontra Shaolin, una fotografia che abbiamo fatto all'acquario civico di Milano con tutti i partecipanti e Xian Hui, nostro responsabile maestro tecnico. Eravamo a Milano. E questi sono i testi in cinese che il mio maestro mi ha portato per fare la traduzione, quelli di cui si è parlato oggi, che piano piano io sto portando in lingua italiana. E questi sono alcuni, diciamo, dei libri che sono usciti da queste traduzioni. Abbiamo intenzione di andare avanti per molto tempo, tanto di lavoro ne abbiamo. Pensate che a volte per tradurre un solo sutra di quelli che magari oggi vedremo insieme mi ci vogliono 6 ore, quindi non è uno scherzo, perché è veramente una lingua difficile e che non è parlata, voglio dire, non è parlata nemmeno dai cinesi, perché dovete comprendere che questi testi sono di una tradizione spirituale, quindi religiosa, quindi sono scritti in un linguaggio canonico, e anche loro pretendono di tenere proprio il linguaggio più antico possibile, un po' come qui in Italia potrebbe essere un testo in latino. Quindi non è proprio il cinese parlato, è un cinese antico, è un cinese tradizionale, mandarino, e quindi non è facile, anche se lo facessimo tradurre da un traduttore che conosce magari il cantonese perfettamente, avrebbe dei problemi. Lo Shaolin è vasto come l'oceano, come i Veda, come il sutra tibetano del buddismo. Tentiamo di presentare solo una goccia di questo oceano attraverso la quale sarà possibile apprezzarne tutta la profondità. Iniziamo a raccontare la storia di Shaolin partendo dalla preistoria.